Andrea Ferrucci è stato un artista fiesolano attivo a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Oggi voglio presentarvi una scultura realizzata da lui con l'aiuto della sua bottega. Buongiorno a tutti, sono Valentina di Fine Art by Di Mano in Mano e oggi voglio presentarvi questo busto in stucco dipinto di Cristo Redentore. È abbigliato con una tunica rossa bordata d'oro e un mantello di colore blu che gli copre una spalla. La particolarità è nel volto e nell'espressione, caratterizzato da questo atteggiamento malinconico e dai tratti fisionomici con questo naso molto affilato che sono del tutto caratteristici. Il basamento è in legno modanato, laccato in nero con particolari dorati ed è più tardo, di manifattura toscana, è stato realizzato però nel XVII secolo. Il soggetto è quello del Cristo Redentore, una tematica molto affrontata nelle botteghe, nelle manifatture fiorentine e toscane tra 400 e 500. Uno degli esempi più famosi è l'opera realizzata da Andrea del Verrocchio per la chiesa di Or San Michele e si tratta di un filone sull'onda di quelle che erano le predicazioni del Savonarola, nelle quali venne indicato Gesù re di Firenze. È noto il prototipo in terracotta di quest'opera, passato sul mercato antiquario e oggi in collezione privata, dal quale Andrea Ferrucci derivò poi una serie di opere come quella nel nostro caso. Alcune in terracotta, come quella conservata nella chiesa di San Michele in un paesino dell'Aretino, o come nel nostro caso realizzato a calco in stucco. L'attribuzione ad Andrea Ferrucci è possibile grazie ad elementi stilistici, in particolar modo la sua capacità di riprendere in modo quasi fantasioso quelli che sono gli stilemi verrocchieschi, così come l'originalità nella resa espressiva sono tipici della sua produzione. In particolar modo, come si accennava all'inizio, in questo esemplare venne coadiuvato dalla sua bottega. Ferrucci infatti apparteneva a una famiglia di artisti di origine fiesolana, ma molto richiesto e attivo in città come Firenze e addirittura Napoli.